Amici carissimi, bentrovati ancora una volta in Piazza del Popolo, appuntamento solito con la nostra emittente. Quest'oggi abbiamo uno sportivo, un tecnico, un volontario, oltre che dirigente sportivo di una delle associazioni che svolgono attività da tanti anni a Manfredonia, l'associazione sportiva per disabili Delfino, il professor Antonio Marinaro. Ben trovato, Antonio. Buonasera a tutti gli amici di Manfredonia TV. Ben trovato quindi ad Antonio Marinaro, docente presso che istituto? L'Istituto Alberghiero Michele Lecce di San Giovanni Rotondo con la sede di Manfredonia. Ecco, tengo a precisare che abbiamo più di 300 alunni e con un trend in forte crescita. Da qualche mese sono attivi i nostri laboratori. I ragazzi si divertono tantissimo e si stanno appassionando a cucinare, a fare dei piatti elaborati con i tecnici e docenti E di tu sei uno cucina. degli assaggiatori, E certamente, ah, sicuramente. perché, caro Vincenzo, amico mio, lo sai perfettamente che l'alimentazione e lo sport vanno di pari passo. Parliamo invece della tua attività come uomo di sport, come sportivo. Da tantissimi anni sei un dirigente sportivo dell'Associazione per disabili Delfino, ma nell'ultimo periodo hai avviato anche le attività di canottaggio, sempre con la sigla Delfino, e poi addirittura quella di calcio balilla. Si tratta di un progetto per le scuole superiori che hai avviato con la Federazione Italiana Calcio Balilla, che tra l'altro opera da qualche mese praticamente nell'ambito del CIP, come Comitato Italiano Paralimpico. Antonio, la Delfino, quello che consideriamo, diciamo, il nostro, parlo anche di chi in questo momento ti sta intervistando, il nostro angolo di paradiso, se vogliamo, perché fare del bene, dare solidarietà a chi ne ha bisogno è un momento bello della vita, un momento di crescita e sicuramente fa stare bene il cuore, se non anche la mente. La Delfino è un qualcosa che io quando devo descrivere cosa, il rapporto che si viene a creare tra una persona cosiddetta normodotata ed un ragazzo disabile, io racconto un piccolo aneddoto, così faccio l'esempio di una cerimonia che noi spesso ci troviamo a svolgere, non in questi periodi, un matrimonio, un battesimo, una comunione, e può capitare che ad un tavolo ci troviamo con delle persone che non conosciamo. Noi prima di relazionarci con queste persone abbiamo bisogno di almeno, diciamo, ecco, un'ora, mezz'ora a disposizione. Ecco, la Delfino invece ti dà la possibilità di incontrare questi ragazzi speciali. Ragazzi che hanno diciamo dei problemi che però tecnicamente io devo ancora risolvere questo dilemma. I ragazzi con problemi, come se noi ragazzi normali non ne avessimo dei problemi. Questo è un discorso di livellamento dal punto di vista socioculturale che può arrivare solo dopo tanti anni che si sta a contatto con questi ragazzi. E dicevo, questi ragazzi hanno una particolarità. Se li trovi in una qualsiasi cerimonia e sono a fianco a te, anche se tu non li conosci, dopo di un minuto tu hai raccontato la tua vita a loro e loro hanno raccontato la loro vita a te. Cioè, subito riescono a creare una relazione con qualsiasi persona, cosa che noi invece, i cosiddetti normali, siamo sempre titubanti, siamo preclusi a qualsiasi rapporto, solo dopo un po', quando incominciamo, ecco, a conoscere chi abbiamo di fronte, riusciamo ad aprirci. E sono i soliti muri che noi alziamo nella vita di tutti i giorni, i muri che questi ragazzi non riescono a costruire tra di loro e tra loro e noi.
Tra l'altro tu hai avuto anche un'esperienza abbastanza lunga di insegnante di sostegno, per cui sei stato sempre in un ottimo rapporto di condivisione con i cosiddetti ragazzi speciali. Io ho fatto il docente di sostegno per 28 anni, volutamente perché normalmente il passaggio dell'insegnamento da sostegno a disciplina è quasi una porta di accesso per le persone ad arrivare alla docenza nell'ambito scolastico. Io ci sono arrivato nel 94 e devo dire la verità, in quel momento, per capire meglio il mondo della disabilità, mi sono avvicinato alla Delfino e lì è nato questo amore che dopo tanti anni, ormai non li conto più, pure se è facile fare la sottrazione, sono ancora nella Delfino. Sono passato sulla disciplina di scienze motorie, nella mia disciplina di scienze motorie, da pochi anni, ma è stato un ritorno più che altro perché prossimo alla pensione ho pensato così, ho iniziato come docente di educazione fisica, ho fatto la mia vita di docenza come docente di sostegno e la voglio concludere così, come docente di scienze motorie, ma mai abbandonare questo modus vivendi che abbiamo con i ragazzi speciali, ecco, chiamiamoli così. Sì, ragazzi speciali, anche perché almeno per quel che riguarda il cosiddetto mondo della disabilità, da qualche tempo si discute molto anche dei termini che a volte diventano riduttivi. E questi termini che a volte diventano riduttivi hanno creato addirittura una corrente di pensiero cosiddetta negativa che è l'abilismo. Quindi il mondo della disabilità in questo momento sta combattendo il cosiddetto abilismo, che non è l'abilità dei normali, ma è il vantarsi di avere una vita normale, quando si potrebbe anche dire questo: siamo tutti temporaneamente e provvisoriamente abili, ma in qualsiasi momento si potrebbe diventare disabili. Sicuramente questo concetto ha iniziato a prendere piede da quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha modificato la sua concezione della disabilità. Ecco, noi spesso ci facciamo dei problemi ad utilizzare il termine disabilità, quando poi dopo a livello mondiale non c'è termine sostitutivo quando noi, ecco, per esempio diciamo i diversamente abili. No, l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla proprio di disabilità, ma anche perché il termine di disabilità è abbinata a determinati codici, gli ICF, che sono International Se quelli saranno per Classification le delle funzioni, classificazioni. sì, delle funzioni. Ecco, negli ultimi anni non si parla più di disabilità dell'individuo, ma delle abilità che l'individuo in una situazione di disabilità riesce a sviluppare e migliorare. Diciamo che l'esperienza fatta nella Delfino ci ha portato a pensare a questo discorso già da più di 20 anni, perché noi il nostro compito era proprio quello di esaltare le diversità dei nostri ragazzi, dove loro sono in grado di gareggiare, di mettersi a livello degli altri senza nessun problema, e solo esaltandoli e allenandoli siamo riusciti a raggiungere dei livelli, io direi normali. Infatti, proprio con la Delfino siamo stati noi i primi, i promotori di tanti progetti di sport integrati, tant'è che non a caso, ma lo diciamo solo perché i risultati ci danno ragione, non solo siamo stati i primi, ma siamo stati sempre gli imbattuti, perché dovunque abbiamo partecipato con questo progetto di integrazione di queste squadre composte da ragazzi
disabili con certificazione, parliamo di certificazione, e i ragazzi normodotati, la Delfino Manfredonia a tutti i livelli, sia nazionali, non voglio dire regionali e cittadini, perché non abbiamo mai avuto delle persone al nostro, dei team al nostro livello. E, a livello nazionale ed internazionale siamo sempre stati chiamati a rappresentare le belle idee, la grande volontà, come dire, il nostro intervento tecnico. Che riusciva ad ottenere dei risultati eccezionali. Come io dissi in un'altra intervista in un campionato mondiale dove, che partecipammo con una squadra di ragazzi solo di Manfredonia, era il 2016, credo, 16 o 13, adesso non ricordo bene la data, praticamente noi partecipammo in questo campionato mondiale con 72 nazioni. Ed erano tutte squadre, team composti da ragazzi disabili e non, e l'obiettivo era proprio quello: sfidare la persona che stava sugli spalti a riconoscere in campo l'atleta disabile o l'atleta normodotato. E il livello era veramente alto, tant'è che 3 anni fa siamo stati chiamati ancora una volta per un evento e per un progetto mondiale in cui 4 nostri atleti sono stati per 2 settimane a Chicago. Nel primo caso l'evento era i primi passi di integrazione a livello sportivo e si parlava di calcio a 7. Quello che abbiamo fatto in America era un progetto di calcio a 11. Si incomincia già a parlare di tornei integrati. Sì, e poi non dimentichiamo l'altro ragazzo che invece è stato convocato nei paesi arabi per la partecipazione ai mondiali di calcio. Però la Delfino, lo sappiamo, nel corso del tempo ne ha avute tante di convocazioni per molti dei propri atleti, in particolare Stefano Falcone, all'epoca anche Gildo Tomaiuolo, che ha indossato per tanti anni la casacca della Delfino. Io parlo dei più rappresentativi. Assieme a Gildo e a Stefano voglio ricordare un altro atleta di quelli che non si scordano mai, che è Cosimo Balsamo, ma vale anche per Michele Basta, per tanti altri ragazzi che hanno sempre con orgoglio militato e reso possibile questo progetto di sport alternativo che è quello della Delfino. Delfino che ha svolto e svolge la sua attività da lontano 89, 1989, quindi sono 31 anni. tantissimi gli anni che vengono ricordati. Come mai, secondo te, la Delfino a Manfredonia non ha mai trovato un valido supporter, un valido sponsor, qualcuno che prendesse a cuore questo progetto che va avanti ininterrottamente da più di 30 anni e che rappresenta, diciamolo, anche un po' il fiore all'occhiello. Molte ditte, molti promotori, tantissimi, come dire, operatori commerciali o anche imprenditori potrebbero in un certo qual modo adottare questa realtà, però c'è sempre la porta chiusa per questo tipo di attività. Forse rende più bello invece sponsorizzare il calcio a 5, la pallavolo, la pallacanestro, però non dimentichiamo che anche questi sono figli di questa città, figli di questa collettività. Che ne pensi di questo, Antonio? Secondo me, e questo silenzio potrebbe già dire tutto, ma voglio scendere sul pratico. Sicuramente abbiamo sbagliato noi facendo un mea culpa, utilizzo un termine improprio, nel vendere il nostro prodotto. Ma perché noi siamo sempre rimasti umili, non abbiamo mai pensato ad un guadagno, anzi abbiamo sempre tolto qualcosa dalle nostre
famiglie per darlo ai ragazzi, metterlo a disposizione dei ragazzi. Spesso ci siamo assunti delle responsabilità enormi e non lo nascondo, anche nel periodo Covid, noi grazie a degli amici che ultimamente sono vicino a noi, come per esempio Antonio Fraticelli del Palato Maiolo, ha messo a disposizione la struttura, la loro struttura, perché era adeguata alle normative Covid per ospitarci, per darci la possibilità di allenare. E noi, per allenare i ragazzi, Sì, perché lo vogliamo ricordare, il comune, pur mettendo a disposizione la propria struttura, ha affidato praticamente alle alle società. singole società il compito di regolarizzarsi rispetto alle norme Covid. Ma per una società come la Delfino, che purtroppo non ha fondi e non ha risorse, praticamente è impossibile portare avanti l'attività. Infatti mi hai anticipato, stavo dicendo proprio questo discorso qua, i nostri ragazzi erano Anche se io destinati. aggiungerei che forse il comune avrebbe fatto bene, e questo è un po' una bacchettata che vorrei esprimere nei confronti dell'amministrazione comunale, che in questo momento è rappresentata dai tre commissari, ma che comunque svolgono la loro attività, è una bacchettata per questo tipo di attività, un po' di soccorso amministrativo ci voleva. E tra l'altro occorreva da parte dell'amministrazione comunale e di chi gestisce le attività anche sportive del comune di Manfredonia, venire incontro a quelle che sono le esigenze di un'associazione povera, diciamo, tra virgolette, come la Delfino, che non ha risorse finanziarie. Ma infatti noi siamo un fenomeno strano. I nostri ragazzi, quando escono dalle mura, se vogliamo utilizzare questo termine, della nostra città, sono riconosciuti, sono elogiati per il loro impegno e per la capacità di adattabilità a qualsiasi sport. Perché ecco, quando noi adesso abbiamo parlato solo di calcio, ma i nostri ragazzi sono dei campioni in atletica, ultimamente, ma penso che parleremo dopo, anche nel canottaggio. 2 anni fa i nostri ragazzi sono stati a Grottaglie con la mia società di canottaggio, che non a caso si chiama proprio Delfino, proprio per continuare questa, simbiosi con l'attività che svolgo come, volontario. Siamo stati a Grottaglie a fare delle gare di canottaggio indoor e i nostri ragazzi, in questo caso proprio Cosimo Balzà, che è stato già nominato prima con Ciociola e con Giuseppe, Ciociola Giuseppe e Giuseppe De Padova, si sono classificati primo, secondo e terzo posto rispettivamente ai campionati indoor di canottaggio regionali, campionati regionali. Cioè, questi ragazzi fanno di tutto e meriterebbero veramente il riconoscimento di un imprenditore, di una società che voglia investire in questi ragazzi. Non parliamo di grandi cifre, ecco perché dicevo prima, forse noi non siamo in grado di vendere questo nostro, tra virgolette, prodotto. Perché noi parliamo di cifre direi quasi irrisorie, pensando alle centinaia di migliaia di euro che vengono investiti negli sport cosiddetto per i normali. Cioè noi siamo stati costretti a ridurre l'attività Ma anche a programmare. perché ci siamo resi conto che allenarsi per un anno e poi non avere i fondi per andare in giro a fare le gare dove i nostri ragazzi erano gli atleti da battere, non erano gli atleti che dovevano integrarsi in un'eventuale disciplina, no, i nostri ragazzi erano gli atleti da battere e abbiamo portato i colori del Manfredonia, di Manfredonia, i biancocelesti, in tutte le città italiane. Ecco, vogliamo ricordare, tra l'altro, quali sono state le vittorie più prestigiose della Delfino, soprattutto le vittorie
come squadra. Anzitutto io posso anticipare che per oltre 20 anni la Delfino è stata campione regionale di atletica leggera, con il proprio squadrone che praticamente dettava legge in ogni stadio, in ogni impianto sportivo della Puglia. E poi più volte, addirittura nel 2004, anzi nel 2002 e poi nel 2004, sono stati campioni nazionali anche di atletica leggera. Però poi l'altra bella soddisfazione deriva dal calcio, dove per tanti anni la Delfino è stata ed è tuttora campione Special Olympics alla Spezia nel 2014, poi si sono ripetuti sempre alla Spezia nel 2016, addirittura nel 2017 a Monte Montecatini. Catini, nel 2018 non ricordo dove, forse Siamo andati sì, a Metà a metà ponte. Ponto. Insomma, ce ne sono di belle soddisfazioni che sono state Posso conquistate. farle? È una cosa assurda, ma la Delfino, io spesso la immagino e faccio questo parallelismo come l'ospedale di San Giovanni, che è il miracolo di Padre Pio, perché quando finiscono i soldi a San Giovanni, di colpo vengono fuori i fondi dai privati, dallo Stato. La Delfino è la stessa cosa. Noi, se qualcuno ci ascolta in questo momento, anzi, sicuramente sono in tanti, e ascoltano che i nostri ragazzi sono stati alla Spezia, a Montecatini, a Metà Ponto, a Chicago, a Roma, dicono: ma questi avranno soldi a morire? No, noi abbiamo forse qualcuno che da lassù ci guarda con un occhio particolare, perché sempre vicino ai grandi appuntamenti. Io con il presidente, con gli altri volontari, Saverio Azzarone, Natalia D'Antuono, abbiamo Stipulante. Maria Pia Iannella, cioè con tutti i volontari, noi ci guardiamo in faccia e diciamo: come facciamo a fare questa trasferta? E Beh, poi ultimamente c'è stata una bella iniziativa di Gianni Di Gianni Di Bari. Bari con Leonardo Granatiero, che hanno venduto una Più che bottiglia, venduto, offerto. offerto, ecco, una bottiglia di Prosecco, e il ricavato andava alla nostra associazione. Poi naturalmente siamo stati per l'ennesima volta vittima del Covid con il secondo blackout, lockdown come lo chiamano adesso, e praticamente appena avremo modo di incontrarci, di vedere, ci sarà il passaggio, la cerimonia, come facciamo ogni anno con tutte le iniziative di amici che Poi ci c'è danno una mano. anche questo bel rapporto di collaborazione con il centro Alda Merini. Ah sì, il centro di riabilitazione mentale Alda Merini con il dottor Grossi e la dottoressa Del Grosso, che insieme stiamo portando avanti un progetto di recupero sportivo con i loro assistiti, e li abbiamo inseriti anche nell'attività di canottaggio, di pararowing, e i ragazzi rispondono alla grande, tant'è vero che cioè eravamo così entusiasmi di portare avanti questo tipo di attività nuova, perché ricordiamolo sempre, l'attività sportiva fatta in mare è completamente diversa dall'attività sportiva fatta a terra, ma per il discorso mentale, che cambia completamente il rapporto della persona con il luogo che lo circonda. E il mare, per gli stimoli e le sensazioni che riesce a dare indietro, permette uno sviluppo e una tranquillità mentale, oltre che una preparazione fisica non indifferente, e un'evoluzione dell'autostima della persona che è sicuramente positiva. E con il centro Alda Merini, con i dottori, avevamo programmato un bel progetto che purtroppo non è stato finanziato, ma noi andiamo avanti comunque con i ragazzi, anche perché fortunatamente il lavoro ce l'abbiamo e riusciamo a svolgere l'attività come abbiamo sempre fatto, gratuitamente,
e ci mettiamo a disposizione per divulgare qualsiasi tipo di sport. Ecco, io vorrei, siamo diciamo nella cosiddetta fase conclusiva di questa bella intervista, vorrei ricordare invece che a gennaio, se tutto va bene, le attività dovrebbero riprendere con gli allenamenti del calcio perché la Delfino partecipa al campionato FIGC di quarta e quinta categoria che... Ricordiamoli i grandi risultati che abbiamo ottenuto. Noi per 2 anni di seguito siamo campioni della Regione Puglia, abbiamo partecipato a una Coppa Italia a Coverciano e siamo stati premiati per 2 anni di seguito. Il primo anno, appena istituito questo torneo, abbiamo ricevuto il premio alla Camera dalla loro sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l'onorevole Giorgetti, credo che Sì. era. E quest'anno siamo stati. Cioè, lo scorso anno siamo stati al Senato e abbiamo ricevuto il premio. In quel momento era presente il nostro compaesano, l'onorevole Antonio Tasso, però c'era anche altri L'onorevole onorevoli, Bernini, Bernini, Giusi ecco, sì, Versace. c'è Giusi Versace che è la madrina un po' di questa idea di calcio inclusivo che. Voglio ricordarlo che è stato premiato questa idea di calcio della FIGC grazie a Valentina Battistini, che è che fa da Tredunione la nostra, non presidente, ma è il La nostro manager, un perno, vero e proprio manager, sì. manager. E noi siamo stati premiati a livello di UEFA come miglior progetto di sviluppo sportivo per gli atleti con disabilità. Quindi due volte campioni regionali, una volta indossando la maglia del Foggia, un'altra volta indossando la maglia del Manfredonia. Manfredonia Cosa Calcio. bolle in pentola per il futuro? Noi naturalmente i ragazzi sono gasati perché vogliono fare il cosiddetto triplete, perché vogliamo vincere per 3 volte il titolo, anche perché siamo, come dicevo prima, la squadra da battere e di conseguenza tutti cercano di rafforzarsi, però noi anche grazie al tecnico Saverio Azzarone, che poi le inventa una più del diavolo, noi riusciamo sempre a superarli e a vincere. Il nostro obiettivo, come dicevo, era quello di partecipare a questo torneo adesso hanno modificato, non è più quarta categoria, ma quarta divisione e quinta divisione, parteciperemo con due team. E l'obiettivo è quello di andare nuovamente alla Coppa Italia a Coverciano. Poi, se saremo chiamati per altre situazioni, siamo sempre Oh, disponibili al confronto. non dimentichiamo che comunque la Delfino, oltre che aderire al FIGC, quindi come calcio integrato, è anche una società Special Olympics e poi è una società della FISDIR, della Federazione Sportiva delle Disabilità Relazionali. Quello che invece manca e che dovrà necessariamente essere recuperato è la parte che riguarda l'atletica leggera, che è seguita da Natalia D'Antuono, però nell'ultimo periodo è stata un pochettino messa da parte, ma proprio a causa della mancanza di fondi. E Natalia viene spesso supportata da Maria Pia Iannella, da Maria Grazia Stipulante, da altri amici, da altri volontari che seguono la squadra. Questi ragazzi comunque sono quelli che vengono destinati, il gruppo che non fa calcio, sono quelli che vengono destinati all'atletica leggera. Avremo modo di riprendere anche questa attività che è più gioco sport, non tanto atletica leggera. Sì, allora dobbiamo ecco, dire una cosa importante. Proprio la bellezza dello sport che dà la possibilità a tutti di fare sport, ecco, la Delfino è stata sicuramente la prima società che
che riusciva a partecipare a tutte le competizioni sportive di qualsiasi livello con tutti i suoi atleti, perché ognuno gareggia con le proprie possibilità e ci sono delle gare ad hoc per farli partecipare. Naturalmente uno screening lo dobbiamo fare, è necessario, perché come nei ragazzi normodotati, utilizziamo sempre questo termine, io dico sempre improprio, non tutti possono fare calcio, non tutti possono fare pallavolo, non tutti possono fare pallacanestro, anche nella disabilità, non tutti possono fare calcio, non tutti possono fare pallavolo, pallacanestro. Vincenzo, volevo ricordare che i nostri ragazzi sono stati anche dei grandi campioni di pallacanestro. Certo, E non lo metto in dubbio, lo abbiamo sappiamo. collaborato con la Angel Basket e abbiamo fatto anche degli eventi con loro a San Severo, dimostrando che quando si lavora seriamente con l'individuo, con la persona, con, e loro negli allenamenti ci mettono un impegno massimale. La capacità di modificare il proprio corpo dal punto di vista proprio strutturale gli dà la possibilità, con l'acquisizione, scusate se utilizzo questo termine tecnico, di schemi motori di base, i ragazzi sono in grado di fare, alcuni ragazzi sono in grado di fare qualsiasi sport, seguiti con i tecnici specifici. Infatti proprio con la Angela abbiamo fatto questo rapporto e voglio sottolineare che questo nostro progetto, che lo portiamo avanti oramai da un decennio, quello di collaborare con le società Sì, vogliamo sportive, ricordare, con i oltre che normodotati, con la Angel c'è stato un ottimo rapporto di ecco, collaborazione con la Futsal Donia, con Manfredonia C5 nel passato attraverso l'opera di volontariato di Carmelo Mendola, il direttore sportivo della società Manfredonia C5, Risparmio Casa Vitulano. Poi, nell'ultimo anno in cui si è partecipato al campionato di quarta categoria, c'è stata la collaborazione diretta con il Manfredonia Calcio e adesso, chiaramente ci saranno gli sviluppi ulteriori nella speranza che, davvero riusciamo si a facciano trovare. avanti quegli E infatti, imprenditori che ecco, spesso dicono di essere, solidali, ma che poi, in realtà, infatti dicevo, questo nostro progetto, che siamo stati i primi a lavorare, proprio un progetto di integrazione, che i nostri ragazzi si allenavano con gli altri atleti delle squadre che sono i loro beniamini, non è ancora attuato a livello nazionale. Tant'è che quando ne abbiamo parlato un paio di anni fa, quando siamo stati a Coverciano con i nostri amici di altre realtà, di altre regioni del nostro paese, si sono meravigliati, hanno detto: ma come fate a portare avanti un progetto del genere? Ho detto: semplicemente con la nostra volontà abbiamo trovato dei supporti dall'altra parte. Il nostro eterno problema è solo quello economico, quando ci dobbiamo spostare per affrontare delle trasferte. Ma poi sul territorio riusciamo a trovare tanti amici che si mettono a disposizione e i nostri ragazzi ne hanno giovato tantissimo di questa collaborazione. bene, Antonio, siamo arrivati alla fine. Io vorrei continuare con questo appello Abbiamo nei parlato confronti degli del cibo. imprenditori, Sì. però non so se hai voglia di aggiungere qualcos'altro, visto che mi Sì, dicevi che dicevo, forse. ecco, una cosa molto importante, volevo proprio a chiudere questo progetto di sport e disabilità. Con il canottaggio io ho voluto portare l'esperienza anche in questo sport. Devo ringraziare il consiglio dei soci e il direttivo del Centro Velico Gargano che ci ha ospitato gratuitamente dentro la loro struttura per dare la possibilità di svolgere attività prettamente con i ragazzi disabili. E quest'estate abbiamo avuto un'esperienza bellissima perché abbiamo fatto un progetto di canottaggio con dei ragazzi non vedenti ed è stata un'esperienza che veramente ci ha esaltato.
E un'altra cosa importante che voglio dire è che fino ad oggi abbiamo lavorato nel canottaggio con questi ragazzi non vedenti e ragazzi psichiatrici, ragazzi che sono seguiti dal dottor Grosso e Grossi e dalla dottoressa Del Grosso, ma grazie a un progetto che abbiamo presentato alla Regione Puglia, è stato finanziato il Centro Velico Gargano per la ristrutturazione dei pontili e della sua banchina. Tant'è vero che abbiamo previsto dei pontili che sono galleggiabili e sono, diciamo, si Quindi con adattano. abbattimento delle barriere Sono architettoniche. adatti proprio con l'abbattimento delle barriere e infatti grazie a questi i lavori inizieranno a breve, non appena chiudiamo l'iter burocratico dei documenti e noi così daremo la possibilità anche a chi ha una capacità ridotta di deambulazione di salire in barca, perché ad oggi c'è veramente impossibile e dato che noi pensiamo allo sviluppo sportivo dell'uomo, anche tenendo presente la dignità. Ad oggi alcune strutture che vengono, diciamo, che utilizzano degli ausili che noi non riteniamo idonei, tipo una specie di gru che prendono l'atleta Il che in sollevatore. carrozzia, il sollevatoio, e lo mettono in barca. Ecco, noi vogliamo evitare questo, vogliamo che l'atleta deve arrivare vicino alla barca, che può essere una barca a vela, una barca di canottaggio, e possa salire con le sue braccia sulla barca. Aiutato anche da noi, ma deve essere indipendente. E questo continuerà non solo nel canottaggio, ma anche nella vela. Ci sono dei bei Benissimo. progetti. Bene, bene. Antonio, io non posso fare altro che ringraziarti per questo No, io tuo ringrazio voi intervento. che mi hai dato la possibilità, ecco, Vincenzo, di parlare della nostra società e dello sport che avviene a Manfredonia, forse poco conosciuto, anche se noi continuiamo insistentemente. E io, se voi insieme rinnoviamo questo appello a qualche imprenditore, a qualche associazione, qualche società che voglia, prima di tutto noi chiediamo di condividere, poi se ritiene opportuno avvicinarsi a noi con qualche minimo di finanziamento, noi siamo sempre disponibili a braccia aperte. È vero, Bene, sì, no, Presidente? condivido pienamente quello che dici, anche se devo dirla tutta. Io personalmente spesso mi ritrovo a dire che mi cadono le braccia, perché si vanta tanto questa sensibilità degli imprenditori locali, ma che poi in realtà si riduce al nulla. La sensibilità è tutt'altra cosa, non si è sensibili quando si deve ottenere qualcosa in cambio, Quando ci dobbiamo fare quando la c'è il foto. politico che interviene e trova lo sponsor per te o quando ti do, ma mi dai, che mi dai se io ti do? Allora, quella non è solidarietà, quello non è uno sponsor Amicizia, giusto, la convenienza. solidarietà è un'altra cosa. Io l'ho sempre detto, quella che non si vende e non si compra, ma che si può solo donare. E solo imprenditori che hanno un po' di cuore in più rispetto a quelli che vantano di avere tanto cuore, beh, possono farlo. L'appello è rinnovato perché questa è un'associazione che merita di essere adottata, è un'associazione che merita di continuare a svolgere la propria attività, è un'associazione che merita di essere un punto di riferimento per i ragazzi che hanno difficoltà, ragazzi con difficoltà relazionali, ragazzi con difficoltà fisiche, ragazzi con difficoltà di ambientamento. E solo questo è il messaggio. Cerchiamo di essere davvero solidali, perché la solidarietà è tutt'altra cosa, non è quella che invece si manifesta a Natale, a Pasqua o a Carnevale, mandando panettoni oppure mandando la bottiglia dello spumante. No, quella non è solidarietà, quella è elemosina, è carità. Noi per solidarietà intendiamo tant'altro e questo è l'invito che rivolgiamo agli imprenditori, anche perché i politici,
a livello locale, nel corso degli anni, si sono succeduti, hanno detto tanto, ma poi in realtà hanno realizzato e concretizzato ben poco, soprattutto a livello di struttura e amministrazione comunale. Il comune non ha mai inteso voler adottare questa associazione come una realtà propria, una realtà che fa fare sport ai ragazzi con difficoltà, ai ragazzi diversamente abili, una realtà che merita di essere considerata alla stessa maniera delle altre realtà che operano nel campo del volontariato e che hanno avuto protezione a livello politico. La Delfino purtroppo protezione a livello politico non l'ha avuta, non ce l'ha. E non sappiamo se l'avrà mai, ma forse è meglio non averla. Grazie Grazie ancora, Antonio. a voi, a tutti gli ascoltatori e quelli che vi seguono sul canale YouTube e su Facebook Manfredonia TV. Un abbraccio e buonasera. Benissimo, noi ovviamente per quanto riguarda Piazza del Popolo ci diamo appuntamento alla prossima puntata, alla prossima occasione per parlare di questa nostra città, di questa nostra Manfredonia, di quel che offre questa bella collettività nella quale viviamo. Grazie ancora.